A pochi chilometri c'è il paese di Meillet e questa è la chiesa di San Giuliano. Vediamo il fianco sud, l'abside semicircolare e il fianco nord, il campanile rettangolare che si eleva sulla crociera del transetto e termina con un'altaguglia. San Giuliano è una chiesa romanica del XII secolo, che il suo tesoro cela tutto nella semplice facciata a capanna, come San Giorgio che abbiamo appena visto. Uno pseudoprotiro accoglie e custodisce il portale, due robuste colonne all'esterno e altre più sottili all'interno alternate a pilastri sostengono il corpo superiore che include il grande arco a tutto sesto. Le colonne terminano con capitelli figurati. Li vedremo scorrere adesso uno dietro l'altro. Quelli di sinistra sono dedicati agli umani, sempre in lotta tra di loro. Quelli di destra al mondo vegetale ed animale. E gli animali cercano di farsi umani, imitandoli. Nel primo capitello un cavaliere ferito avanza barcollando vicino a un grappolo d'uva. Sulla sua strada c'è un angelo e girando l'angolo ci si accorge che sta dando la mano ad un umano curvo. Nei due capitelli più piccoli un'acrobata ed un soldato che combatte con la lancia con un ippogrifo. Le scene sono sovrastate da un calcio vegetale. Un motivo a scacchiera sovrasta invece i due capitelli più piccoli a destra, tutti e due ornati con motivi vegetali, ma nel secondo il calcio fuoriesce dalla bocca di un animale. Nel capitello più grande ecco gli animali protagonisti. Un leone suona la ghironda, un asino suona l'arpa. Dietro l'asino si nasconde un umano. Ho letto che fanno riferimento alle favole di Fedro. Un déjà vu, l'abbiamo già visto a Thuret. L'architrave non è rettangolare, ma è in bâtière, cuspidato, una forma arcaica ma necessaria per la statica. La narrazione si svolge solo sull'architrave. Al centro c'è Cristo in gloria, in mandorla. La mandorla è sorretta da due angeli. Sotto le arcate ci sono cinque apostoli per lato. Alcuni parlano tra di loro, altri volgono lo sguardo al Cristo. Ne mancano due, sono Giuda e Tommaso. Cristo è sormontato da un baldacchino a forma di arco di mitria. Non ci rimane che visitare l'interno. La chiesa risale agli inizi del XII secolo. Venne costruita ad unica navata, le due navate laterali vennero aggiunte poi. Le campate sono tre per la navata, due per il coro. La volta è a botte spezzata per la navata centrale. Guadagniamo l'uscita e andiamo a via. È stata un'intensissima giornata. Si è fatta quasi notte quando riprendiamo l'auto.